Fratelli e sorelle bianconere, mamma mia che schifo! Mamma mia che schifo! Adesso mi è arrivato un video in privato su WhatsApp tramite un amico. Mamma mia che schifo, ragazzi! Questo sarebbe il calcio della gente, il calcio pulito. Questo Ceferin è solo un mafioso, sei un mafioso, Ceferin! Sei un mafioso! Che schifo, ragazzi! No, 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 io ve lo devo far vedere, ragazzi! Io ve lo devo far vedere perché, ragazzi, voi sapete che io sono una persona nettamente trasparente. A me piace fare le cose alla luce del sole. Non mi piace raccontarle senza magari farle vedere, perché poi uno rimane con il beneficio del dubbio: avrà detto la verità o ci avrà detto una stronzata? Siccome io sono una persona che stronzate non ne dice e piace sempre essere veritiero, reale, corretto e trasparente. Ma lo faccio vedere sta schifezza qua, ragazzi. Giudicate voi se è normale una cosa del genere. Probabilmente qualcuno dirà anche: vabbè, ma è un qualcosa che ci può stare, no? Come segno di intesa, c'è certo. Poi neanche a farlo apposta dopo è stato eletto lui come presidente dell'Lega, come nuovo presidente dell'Lega. Ovviamente stiamo parlando di Alkelaife e Ceferin. Non mi voglio dilungare più di tanto, ragazzi. Metto play e vi faccio vedere. Guarda, giudicate voi stessi, eh? Giudicate voi stessi. Play, dai. Esta imagen es muy significativa. El guiño de Tac. Ceferin al Khelaifi en la última reunión de la UEFA. El presidente del PSG se ha convertido, sí, en el jefe de los clubes europeos. Madre mía, el fútbol de la gente, ahí están Qatar y Emiratos Árabes, los dueños del PSG y del City, los salvadores del fútbol de la gente. Avete sentito che ha detto il presentatore? Mamma mia, questo sarebbe il football della gente, il finanziatore del Mondiale del Qatar 2022, nuovo presidente dell'ECA. Il calcio della gente, però la Superlega era la morte del calcio, la Superlega era la morte del calcio. Comunque, ragazzi, poi lo voglio far rivedere. Rivedete bene, ragazzi, non c'è niente di fake, ragazzi. Esta Niente di imagen fake. es È il muy Chiringuito. Vedi, El guiño de Ceferin al Khelaifi en la última reunión de la UEFA. El presidente del PSG se ha convertido, sí, en el jefe de los clubes europeos. Madre mía, el fútbol de la gente, ahí están Qatar y Emiratos Árabes, los dueños del PSG y del City, los salvadores del fútbol de la gente. Ma che cazzo volevo parlare, ragazzi? Ma di che cosa vogliamo parlare? Io sono letteralmente disgustato, ragazzi. Sono letteralmente disgustato, ma c'è una cosa che mi rincuora, che comunque Florentino Perez e anche il presidente del Barcellona Laporta sono usciti allo scoperto dicendo che attenzione, ragazzi, a dare per morta questa cosa qui, perché non è assolutamente morta, perché come disse Sylvester Stallone in uno dei suoi film, tra parentesi, sorvegliato speciale, nessuno è morto finché non è sepolto. Detto questo, ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre Forza Juve, questo sarebbe il calcio della gente.